Allora, questa mostra si incentra sostanzialmente nell'esposizione di un nucleo omogeneo di acquerelli, sono 18 di Aldo Raimondi più un altro di Mazzini, che sono state acquistate nel 1936 dal Comune di Genova in blocco. Sono stati proposti per l'acquisto dalla casa editrice Barabino in Craeve, una casa editrice importantissima a quell'epoca, che veramente aveva rinnovato il modo di fare stampa, aveva inventato praticamente la cromolitografia e aveva una diffusione nazionale, una casa editrice genovese. Il Comune di Genova compra questi acquerelli che erano stati commissionati a questo artista, un artista non famosissimo ma certo con una certa notorietà a livello nazionale in quel periodo, che si chiama Aldo Raimondi. Questi sono tutti bozzetti esecutivi per una pubblicazione che doveva essere fatta da questa casa editrice Barabino in Craeve, ma che evidentemente non vide mai le stampe, non sappiamo per quale motivo. Sono tutti acquerelli inediti, sono acquerelli inediti che non sono mai stati pubblicati né studiati finora e sono conservati presso la collezione topografica del Comune di Genova. Ricoprono un duplice valore, un valore documentario da un lato, perché sono tutti, hanno tutti come soggetto le costruzioni del 1935, quello che l'amministrazione comunale voleva esibire per quell'anno come simbolo, emblema del suo fervore costruttivo. È il 1935, un anno, sono gli anni clou, gli anni fatidici del regime fascista, e ogni anno nel capodanno dell'era fascista, il 28 ottobre, la rivista Genova faceva un riassunto di tutte le opere costruttive, le opere architettoniche che erano state fatte nell'anno. Questa pubblicazione doveva avere quindi questo soggetto, doveva avere questa finalità, esibire quello che meravigliosamente, fantasticamente, con grande impegno e grande elargizione di denaro, il Comune di Genova aveva costruito in quell'anno. Questo acquerello, per esempio, ha come soggetto la nuova pescheria, il mercato del pesce, il nuovo mercato del pesce modernissimo, iniziato a costruire nel 1933, finito di costruire nel 1935, l'anno in cui è stato eseguito questo acquerello. È una costruzione che ha come progettista Mario Braccialini, l'ingegnere capo dell'ufficio dei lavori pubblici di quel tempo del Comune di Genova, una costruzione che adesso la vediamo in questo acquarello, libera, sgombra dalla sopraelevata, dalla affollata piazza Cavour. È una costruzione di stampo razionalista, con una struttura estremamente moderna, aggiornatissima, con questi due corpi rotondi, e più avanti si vede l'ingresso con questa pensilina molto aggettante, assolutamente stilizzata. Una costruzione funzionale al commercio a cui era designata, collegata direttamente con una rete, con una rotaia al porto da dove provenivano le merci, e quindi completamente aggiornata sulla funzionalità che doveva assolvere. Aldo Raimondi risolve poi questa descrizione di questa moderna costruzione con un'aneddotica quotidiana assolutamente vivace, assolutamente divertente. C'è la macchina del signore, c'è il carretto, c'è anche un reduce di guerra, forse con una gamba sola, si diverte ad animare la scena.